Finisce 73-70 per Omegna e finisce l'avventura in Coppa Italia per l'Amatori Pescara. Brava a recuperare il 14-0 di parziale di apertura. Bene Poti alla fine, che aveva firmato il nuovo controsorpasso, ma Omegna nei secondi finali è riuscita a ribaltare nuovamente la partita. L'opinione del presidente Carlo Di Fabio, presidente. Guarda, voglio misurare le parole per non coinvolgere altri dirigenti della società. Oggi non solo finisce la nostra avventura in Coppa Italia, ma il presidente di questa società si prende 48 ore di tempo per riflettere se sia il caso di smettere, di finire anche la sua di avventura. Un arbitraggio pilotato dal primo all'ultimo minuto, con la ciliegina finale di un fallo fischiato a nostro favore nel quarto, in una partita estremamente fisica, giocata in questa maniera da entrambe le squadre. Fermo restando che faccio i complimenti a Omegna, che anche quest'anno ci batte con assoluto merito, ma le recriminazioni sono enormi. Ripeto, arbitraggio al limite dello scandaloso. Ringrazio le centinaia di persone che da Pescara hanno seguito la squadra, ringrazio la stessa squadra che ci ha creduto dopo aver attraversato un momento difficile. Oggi in toto la squadra ha fatto una grande partita, li ringrazio per questo a nome mio e a nome della società, ma credo che sia arrivato davvero il momento di fare delle riflessioni.